Oh, però, detto, insomma, vabbè, vorrei fare una partita con un champ normale. Cioè, nel senso, e Yogg, e il, quello che livella. Datemi un cazzo de Bran, un FK, datemi. Cioè, qua più forte Yogg, chiaramente, no? A me mi ha dato di nuovo Pinnus oppure il curatore. Buonasera. Oh, buonasera, caro. Ansuberai, giusto per curiosità. Purtroppo devo mandare la motivazione. Mi dicono che è valida se la chiedo. Sì, se spiego, prego, il fatto di Bolvar. Però devo vedere Twitch che dice. Vediamo se sono d'accordo sul fatto di Bolvar. Va bene, caro, vai. Chuck, io invece ho una domanda. Dimmi. È semplicissimo. Buono, buono, ragazzi. Il 2-4 senza dover per forza buttare 2 di danno. 2 di salute. Potresti, giusto per far sapere pure la chat, che parola ha detto Italian Dog quando stava facendo live insieme? Solo se... Allora, no, se è possibile. Cioè, credi stava la prestazione a Twitch Rivals? Io stavo in stream, mi hanno detto di che cosa è successo. Però io vorrei dire una cosa, vorrei spezzare una lancia in tuo favore. Spezzami la lancia in testa, dai. Se Italian Dog ha fatto il secondo, tutto era possibile. Tutto, proprio tutto, poteva capovolgersi il mondo, poteva succedere qualsiasi cosa, perché almeno tu parti con una logica dietro e esperienze in quei giochi. Ale parte col potere della botta di culo, cioè... Che talvolta, caro, supera tutto e tutti, fatto. Che talvolta supera tutto e tutti. Ma scusa, però, c'è una lancia a favore di Mattia. Questa è una cosa a maggior ragione, se lui... ha vinto quel torneo facendo il secondo posto, prego, vuol dire che non era particolarmente skill based, questo intendevo. E se io ho perso in un torneo che non è particolarmente skill based, che vuol dire? Vuol dire che sei anche un pessimo giocatore di Ark. Che la chat te lo farà pesare. Cazzo, io se mi giro i coglioni dopo in serata organizzo una lobby e tutti quelli che sanno dopo di... se arrivo ultimo faccio 20 sub gift, tutti quelli se arrivo settimo l'ottavo lo distruggo di insulti. Allora in questa lobby voglio che vorrei che partecipaste pure voi. Perché se Dio me la manda buona. E se io arrivo sopra di te? Impossibile. Ormai tanto tu mi insulti, quindi perlomeno è una giusta cosa per farlo. Ma tipo, la domanda è: io lo vinco 50-50 in questo spot? No. Perché ti fai domande e tu c'hai già le risposte? Secondo me sì. Perché il paladino fa schifo? Perché mi hai chiamato? Zerus arriva in soccorso degli stolti. Noi quanto siamo stolti per accettare la sua chiamata? Quanto siamo stolti? Noi siamo talmente stolti, regà, che lo gioco. Aspetta, che c'ho l'amo. Allora, guarda, rimango una persona molto umile, Chuck, e non chiedo niente al fato. Mal'Ganis o Voilord? Si accontenti di poco. Rimango umile. Chuck. Mi Axel. Amore grande, che ne pensi il nuovo champion? Madonna mia, non mi ci far pensare. Io ho visto 5 volte che sta piangendo la notte. Ma è sempre lo stesso. Gli danno sempre in mano al tizio che ha fatto Yasuo, Zu e gli altri. Sempre a lui. Mica che ne manco male, raga. Però noi vogliamo dire. Andrebbe licenziato? Ne vogliamo. Quello lo mettono a lavorare, porca troia. Lo mettono a lavorare ogni volta. Partorisce qualche parto. Io ho visto 5 volte. Nine. Partorisce qualche parto, hai detto. Tadillo, vaffanculo. Regà, l'avrei messo solo se era Tadillo. No, noi... fai da gridare, Mattia. No, noi gridiamo. Già questa qua. Noi gridiamo, ma è chiaro. Ma è naturale, noi gridiamo. Round 2, la prima unità al 3. Ti sta già dando un'altra unità al 3. Questo è un segno, Mattia. Questa va gridata. Questa ragazza ti va gridata. E ti dirò di più, non faccio livello così prendo la seconda di lei. Dottor Chuck. Addirittura. No, non è vero, raga. Skill based, cazzo. So bravo, so forte. Ma alla Italian Dog. È da apprezzare che nonostante tutto, ok, durante Twitch Rivals Vincenzo ha dimostrato di essere proprio napoletano doc, perché stava iniziando e lui non è ancora arrivato. Mi sembra che senso, ragazzi. Quanto vogliamo essere gridi sta partita? Perché io potrei essere gridi quanto volete. Io direi parecchio. Parecchio? Vabbè, parecchio sta partita. Va bene. Anche perché questo è un primo posto, niente. Sono ultimo. Cazzo, sì. Vabbè, allora dopo si livella, quindi. Dopo si livella, allora. Si livella, si rolla. Anche perché se facciamo veramente la build demoni, se lui me lo dà, l'unico orca madosca. L'unico orca madosca?
In bocca al lupo a chi incomberà nell'ira di Bran. Fresca fresca per te. Nice. Amalgama. Nice. Mi ha fatto solo 3 danni. Me lo potenzia un po', se no, cioè nel senso, ho capito se gridi fino alla certa, però. Beh, insomma, insomma, non è che siamo proprio gli ultimi arrivati. Tipo, se gioco questo, faccio un disastro. Lì veramente mi ansabbo da solo. Il problema è che se io livello, skippo i 3-3, e non ti posso skippare i 3-3. Non l'ho ancora provato, però ho visto un pochettino quello che può fare. Il problema è le statistiche base di quel champion. E il fatto che puoi aumentare tu le statistiche? È quello il problema. No, variamo la possibilità di fargli usare il Runan, non sto scherzando, lo porto nel PB, è totalmente sbagliato tutto. Perché avere un lanciafiamme che spara OE è bello. Perché farlo 3 volte con il Runan è meglio. Matti. Dimmi, caro. Sta il penultimo. È Gruss? No, non è Gruss. Oddio. È tipo Gesù e la Madonna fusi. Minchia. Cavolo. È Gruss allora. Cioè il coso? Il Murloc? Sì. Ma io non ho mai visto Gesù e la Madonna che si fondevano insieme. Non io, caro, in realtà. È tipo che fanno tipo con quei vegeti per fusio. Te verità, ma ti stai provando a pensare al potere eroe lì. Sì, no, ma non voglio usare. Voglio trovare il mio cazzo di T3 e loccarlo e farmi cazzo io. Il T3 che cerchi quale sarebbe? Ecco qua. Il cavaliere? Sì, ora sai qual è il problema? E che cosa fa schifo? Ah, e allora perché l'hai preso? Vabbè, non era detto che lo trovavo. Ah, ok. Ma ti sei pronto a vedere il potere delle coppie? Ormai mi sono committato, regà. Regà, sì. Guardate qua. Non replicato a casa, No, vabbè. Questo era un po' greedy, Matti. Matti, il potere delle coppie. No, comunque va bene lo stesso, questo poi lo vendo, è uno. Mi dà uno come mi dava uno anche l'altro. Potere delle coppie. E zitto, che è questo potere delle coppie? Guarda. Ma che sei matto? C'ha tutte coppie. Anche il ratto, anche se uno solo, in mano ce n'è un altro. Ma ci grusso. Ci vince pure. Guarda che sei grosso. State a metto 22-22. Ma appunto, certo che ci vince pure. Questa qua è gigante. Potere delle coppie. Potere del culo. No, scusa. Vabbè, però caro, ti è andata proprio grussa, Cioè, ti è andata. Ho spiegato chi attaccare. Ah, meno male, cazzo. Pareggiamo perlomeno. Ok. Va bene, fine. Cazzo, se vincevi te la meritavi, gioia. Che? Non te la meritavi. Niente, va bene, sei un po' imbastardito, però. Scelto quello. Vabbè. Potresti giocare il Murloc per poi vendere un pezzo e recuperare un po' di gold intanto. Non c'è niente però che mi serve qua. Quindi probabilmente sai che faccio? Faccio la persona un pochino meno greedy. Cioè che sa gioco chiaramente. E passo. Dopodiché se non trovo questa lo vendo. Altrimenti gioco Murloc, vendo, faccio gold. Questa va venduta ma non subito. Perché comunque lei me lo porta come 5-5 ed è buono. Immagina se la carta quella che cambia ogni turno si trasforma nel 3-3 il prossimo turno. Potrebbe succedere tantissimo. Se non succede, ma se succede. Ma se succede. Se qualcuno attacca. Dicono che il 5-4 non è demone. È vero, sì. Ma non voglio venderlo perché voglio venderlo quando effettivamente i soldi mi servono, capito? Non venderlo per regalare i soldi al gioco. Infatti siamo stati comunque tu Arson, già regolato i soldi. Già l'hai fatto abbastanza con le espansioni. Vieni qua, fine puttana. Vi pio tutti. Bastardi. Il grid.
Ne pio tutti, teste di cazzo. Aspetta, livellando lo puoi ancora trovare? Eh? Hai ancora chance di trovarlo livellando? Non lo voglio più, caro. Non lo voglio più. Hai mollato, era il tuo sogno, Matti. Hai mollato il 3-3 livellato. Era un sogno troppo erotico. Io ci ho creduto fino in fondo. Ci hai creduto troppo. Argus è buono, ma a sto punto dai. Cioè, a sto punto la facciamo, la combiniamo sporca, no? Questo pure è buono. Cioè, sicuramente è meglio del 5-9. Non lo so se è meglio del 5-5. A sto punto vendi... No, 5-5, io venderei quasi il 2-4 a sto punto. Ma è demone, capito, caro, però? No, beh, secondo me... Così... Facciamo così... non c'era un cazzo, non c'era... Ah, abbiamo trovato quello che Tadillo reputa Gesù Cristo. Però non sei messo male adesso, secondo me, sai? No, il cazzo. Con le sparapallottole, se non ti muoiono. Ma le stai vedendo? Sì, stanno a fare. Sembra un bombardamento. Abbiamo vinto perché appena muore. Ah, beh, a parte fatto, c'è anche l'altra. Boom! Ok, mi raccomando, Zerus, mi raccomando, Zerus, ora mi devi dare qualcosa, caro, sennò rimpiango il Defender. Ma se fai la tripla di Zerus si può fare? No, è impossibile. Sì, no, sì, non, sì, ma non avrebbe senso. Non ha senso, però. Però se lo trovi lo fai. Certo lo faccio. Ormai sono in ballo, che faccio? Non ballo? Se tenevi il mazzo con le bestie... Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, è da fare, è da fare. Ma tu non si può giocare per vincere sempre. A volte uno deve rimanere nella storia. Ma mi sta solo le stampe, raga, diventa una... Vabbè, mi dà una dorata però, mi dà una dorata. No, non ha senso. Ah sì, no, c'è un altro coso in più, è vero. C'è un altro pool in più adesso. Adesso c'è... C'è una possibilità in più di non dittare quello che voglio. Ok, questo è troppo forte. Vabbè, questo gli dà puttane. Ma potresti anche aspettare ancora un tanto ormai sei in ballo, il grid ormai è carico. Va bene. Immagina se si trasforma in tre servitori uguali e ti dà una tripla. L'ho pensato, sai, Dadì? L'ho pensato. Sono quei sogni strani. Che l'ho sudato. No, allora, se loro ti danno tre triple, io abbandono tutto. Non sto scherzando. Se loro mi hanno tre servitori uguali, il gioco si rompe, penso, ovviamente. Ah, gioia! Spaccali! Bravo, amore! Vai ancora! Bello, zio! 6 danni! Minchia, regà! Ma guarda che forte! È forte, cazzo, con i cazzi! È forte sta roba! Se te ne esce una di quelle tra i randomici, sei a cavallo! Attenzione! è fortissima questa Mimec, eh? Guarda che era Gagliarda, era. Non male. Lo puoi mettere al posto del 3-4. Amore mio. Sì, ma... Cioè, è senso... un'altra pure di quelle. No, vabbè, è un segno. Le puoi prendere pure tutte e due, volendo. Segno. Perché adesso se vendi raccogli il 5-4 e lo prendi pure quello. Ma io la madonna, è bellissimo. Oh signore santissimo di Dio, ma che stavo facendo? Dai, siamo impazziti. Corruzione totale. La mia vita non ha più senso. Riga, no, non lo posso prendere! Dovrei vender lui! Frizza. Non posso vender lui, vero? Frizza! No, faccio così, tutto. Magari lo trovo! Jaina! Ancora questa madonna che... posso prenderlo! Dove avrei dovuto vendere il mutaforma zero? Sì, il mutaforma non frizza, trovo... Frizza, grida tutto! Grida fino in fondo! Oh, cazzo, santì! Ok. Come fai?
I'm still in business. I'm still in business. Con la bala alla bocca. Abbiamo 4 randomiche a ogni turno. Cioè, nel fattore R&D siamo grandissimi. Siamo fortissimi, vai. Oh, signore santissimo, perché mi sono queste cose mia mamma. Ok, ok, ok. Spettacolare. Vai. Vedi, posizionato per non ammazzare il T3. Grandi! Lo 7-1, please. Bravo. Questo è male, però. Però c'è un power spike nei prossimi turni, ma sì, che è enorme. Sì, caro, no. Lui è gigante. Non so se hai notato, caro. Eh sì. No, che sfiga, dai, vabbè. Ok. Sei bomba adesso, Matti. Ok, ok, ok. Qua mi bomba, normale. Attenzione. Dammi, dammi. Dammi. Ho perso, ma di pochissimo. Come va la fuori? Ha vinto con un ratto di merda, guarda. Giusto. Ce ne stanno pure buone tra quelle. Il magnetismo non è male. Rimaniamo a 5, rimaniamo, così ci può da un demone. Fanno schifo, cioè, fanno schifo. C'è il magnetismo che non è male. Ma che ci fai? Ma fanno schifo, mi serve il Voilord. Bran, mi dai Bran? No, Bran costa 5, no, costa 4 Bran. Anche Argus e pompare un pochettino non è male per ora. Bran costa 5 quindi. Meglio soldare. Costa 5 Bran. Io ci ho capito. Oddio. Il mio scudo per Argus. Senza il Voilord questa cosa lo sai che non va avanti, vero? No, dai, l'unico. Oh, porco troll! Non ci credo. Allaghi. Allaghi con i tre in maniera tetra proprio. Ma dai, che è sta roba? Ma è sta scherzata. Mamma che trade di merda. Oh, mi devi dare qualcosa, mi devi dare. Mi devi dare qualcosa, gioia, mi devi dare. Che è sta merda? Le sconfitte che non ti uccidono ti rendono più forte. C'è quello che pompa, qual è quello a sinistra? Senti, non trovare, non trovare bellezze laddove non ce ne sono. È il Voidler, il Voidler. Infatti, mo mi sono rotto il capo. Raga, cioè, mo inizio, posso usarli, Simo? No, no. Dai, oh, come no? No, raga, dai, basta. No. Uno, per sì, uno è sacrificabile. Lino Power per prendere il Voidler. No. Sì. Non esiste proprio. Sì. Ma non esiste proprio. C'è un limite anche al grid. Io comunque venderei il 6-6, Matti. O fiacco. Corruzione totale. Mica tanto. Dai, raga, rivendo. Compro questo, mi dà più no più a tutti. Sono a rischio one shot. E frizzi pure. Sì, ci sta. Ci no, sta. No, basta, raga, mi sono rotto il cazzo. Prendo 5-8. Che a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro. Tiro Paolo. Meglio assoldare una recluta che puoi fare. Occhio al 6-6. Ah, sono tutti taunt in realtà. Sono tutti taunt. Ben realizzato. Porca vacca. Vabbè, dovrei bettare il 5-9. Impazzisco, dai. Impazzisco. Ok. Ok. Boom, boom. Bobba mi prende per il culo. Nice blip. Mamma quanto è forte quel 6-6 però, vorrei picarla, guarda! Guarda, quando morirà, BAM! Bravo! Ok. Mi è dispiaciuto un po' però, Onestamente mi è dispiaciuto, caro, ma non potevo non farlo, ero troppo a rischio one shot. No, ci stavo. Poi mi avrebbe dato 25 Voilord, probabilmente. Però ci sai fare. Anch'io avrei scelto quello.
Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Oh! Oh! Qualcosa di buono, eh? Ok, Malgani. Nice. Quindi vendiamo chiaramente il Void Walker 6-8. Ma no, caro, meglio il... cioè da un attacco solo questa fine, eh. Però sei vicino a una tripla, no? Nel caso di griddare ora, secondo me. È un po' troppo. No, vabbè, no, ci sta a vendere Void Walker, eh. Perché, solamente perché c'ho la tripla. Però abbiamo Bran. Cioè, mi oh, 9, 10, 11, sono 5 stati in più, regà. Non penso che cambi però tanto, va bene. Corruzione totale. Potere totale. Ok. Tiro power per prenderlo. I am eternal. Io quello 22, 23 l'ho messo. Ok, l'importante è che non mi ammazza subito il ragazzo qua all'8-12. E poi siamo Gucci. Va bene? Va benissimo. Nice blitz. Easy blitz. Va bene, blitz. Spacca, vai. Si schiantano i due veleni. Magari. Sono erotico. Vabbè, comunque non è male, Ok. Vinto. Ok. Ho vinto. Incredibile, è grossissimo. Ok. Topo. Ci sai fare. C. Fai fuori. Torniamoci. Perfetto. Torniamoci. Oh, ma si è rotto Lucas, eh. Oh, c'è... No. C'è cosa? Zerus. Chi è Zerus? Il ritorno di quello che cambiava forma. Ma vaffanculo da dirlo. Zio, Ma te il 300 di vita non ti esce mai l'opportunità di farlo con quello là della vita. Guarda il roba, vai. Guarda, ma con demoni mi ha dato! Ma gli altri non stanno giocando demoni da altre cose. E mo mi ha dato. Vabbè, io rollo per locale alla fine. Cioè, questo fa schifo. Hero power. No, mi serve schifo. Dai, raga, ho dato 10 mana, non mi ha dato una coppia. Un Mal'Ganis, un Voidlord, uno spezzassedio, un amalgama o una Madonna in... Quel bersaglio non è valido. Calcolate che noi di Tier 6 ci serve niente, quindi il livello non lo faremo praticamente mai. Tutto quello che mi serve sta di Tier C questa. Sì, però se fai il livello 6, cioè... No, non mi serve niente, calo del livello 6. Questo è male. Aia. Qua me la proprio. L'ho sniperata pure io! sti cazzo! L'ho sniperata pure io, amore! Che ho vinto, Bill. 6-3, please? Quando puoi, eh? Vai là. 6-3, caro. Grazie. Visibile. Ok, l'ho arato. Oh, amore. Quella 6-6 mi avrebbe dato problemi. Perché tutti erano in one shot, capito? Rara dorata. Easy. Che voglio, state zitto, fammi ragionare, devo ragionare. No. Non lo accetti. Oh, porca. Oh, finalmente. Nine. Easy! Grazie al cazzo però! Che cazzo vendo mo? Vabbè, lo... Io... Ma non c'ho! Tu dici... Vendi il 10-13, fai Hero Power e prendi esattamente 5-8. Ma anche perché, Matti, se prendi quel 5-8 poi vuoi mettere pure il comandante che c'è in mano, li vuoi esatto, mettere... perché tanto di Tirsè non mi serve niente a me. Anzi, ma già come fa a essere così intelligente tutti ma già che intelligentissimo, caro. Tu che sai? È napoletano. No, però per dai a TFT. Sarà un segno. Allora, il problema di Bran, raga, il problema di Bran è che è molto randomico. Perché non mi deve shottare l'8-12, capito? Hai capito? Sì. Bene. Il problema più che altro è che è tutto un fattore RNG. Quindi... sì, perché ho fatto un solo taunt, ciò. È un po' come te la senti. Ok, ho perso. Sì, è perso. Gigante. Oh, porca vacca. Vabbè, questo è gigante. Questo è buono, però, eh.
Questo è buono, mamma! Mamma! Non no, è, questo non è malissimo. Lì. Oddio. Stanno alternandosi le cose. Adesso è male per me. Bene ma male. No, no, questo è tutto male, mamma. Allora, se riesco a sciottare lui... vabbè, però sta dittando sempre l'altro. Oh, però close. Gioia, se close. Non ci muori, se non ci muori, sei a posto. No, sono morto. No. No, no, è stato... 1 più 4, no, 1 più 5. Sto cucci come una puttana, oh. Io sto ancora qua. Oh, mi fate giocare contro... Ah, ma perché giochi Marlo. Qua. Sì, sì. Shhh. Qua quello che mi dà metà è tutta una merda. No, meglio smettere ancora. La spira sempre mi dà valore, però, Vabbè, adesso, i miei nemici fa schifo. Però prendine uno per rolla perché vogliamo pure la tripla dei... Certo. Dei... Vai. C'è anche la cosa per la doppia, però non ne vale la pena, secondo credo me. Credo che... No, beh, infatti adesso o prendo questo non vale la pena fa niente. Infatti mi sbrigo. Assolda pure una di queste. Ultimo rollo. In realtà ne hai pure ancora un altro volendo. Senti, io faccio così, faccio. Tanto giochiamo contro il Murlocchino. Avete notato? Hai visto, caro, però? Mi apprezzi per questo? Sarà per un... Allora, è come il giocatore d'azzardo. Va stimato quando sì. Fino alla grazie, fine... Caro. Grazie per il tuo stimamento, grazie. Grazie, grazie. Dovremmo incitarla alla ludopatia. Come no? No. Ludopatico è buono. No, cattivo. Lo perde contro il bot. Ma quando? No. Ma neanche lontanamente. Sì, peccato anche qua. Come faccio a perdere contro il bot? Onestamente. Matteo, ragiona. Con te ho visto. Allora, io voglio che Bran muoia perché Bran mi countera troppo con i veleno. Quindi magari. Elise è una pippa. A sto punto, raga, preferisco che Elise muoia, mi fa prendere sta top 2 e me la va a fare in culo con i miei Zerus. Mo Zerus mi dà Bran. Top 2. Bran. Boh, è buono. Buono questo qua, Del serpente, tutto. Buono. Questo è buono proprio. Rolla Bran, dove cazzo sta Bran? Se becchi qualche buff ti conviene andare per i buff, secondo me. No, caro, non mai cambia più niente. Più di più. O Bran, o merda, o berretta roscia. Niente, Bran. Rolla ancora? Ancora un'altra? Allora, una, rolla un'altra volta solo? E non posso. Ah, perché vendiamo il 10-2 e 32, no? Sì. O il 7-7. No, vendi il 7-7. Vendi il 7-7, sì. Vendi tutti e due, veramente. È meglio. Il 10-32 se lo tiene. Eh no, ha più senso come dice da Dillo. Ma? Eh sì, perché mi prendo più valo, no? Sai, vedi, è 41. Non ah, vabbè, non è un problema, caro. E allora spostalo a fianco. Tanto muore lo stesso, muore. C'ha 10.000 veleni. Questo è buono, mamma. Questo è male, mamma. Dai, carriatemi, mi carino Voldor. Bran era riga. Uno sputo dalla morte. Ma se mi carino Voldor, io rido. Perché, cioè, hai visto che ha fatto il Voidlord? No, come si chiamano? I Zerek. Zerus. Quanti danni sta facendo lui? Però non basta. Serve che muore il veleno sul veleno. 45. No, che sfiga, cazzo. No. Che sfiga, dai. Mai dire mai. E quando le cose non le andano bene... Sempre mai dire mai, non c'ho danni matematici. Guarda che quando il gatto non arriva all'acqua
Don't say cat until you have in the sack. Giusto, è arrivato l'attimo. No, no, quando il gatto non arriva all'acqua dice che è acerba. Però questo è un nuovo detto. Oh, però me l'aveva dato il voglio dalla fine. Al sesto, come si chiama quella carta? Zerus. Al sesto Zerus mi ha dato il Voilord. Quindi Zerus è una buona carta, no? È stato divertentissimo sta partita. Non so se tu lo conosci oppure no, ma lui spacca i culi con il burattello, bro. C'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte. Ehi, giocare sono altri.